Geox è una grande compagnia. La compagnia oggi la più grande che c'è in Italia e una delle più grandi al mondo nella produzione delle scarpe di moda, di stile. La nostra fortuna è perché abbiamo creato la suola di gomma che respira, quindi siamo un'azienda tecnologica a cui naturalmente abbiamo applicato l'arte italiana del buon gusto sulla scelta delle pelli, sulla scelta dei design, eccetera. Quindi siamo nel mondo intero, in più di 100 paesi. Nel nostro programma però abbiamo anche un grande investimento sulla sostenibilità. In questi giorni abbiamo assistito alle dimostrazioni in tutto il mondo dei giovani che protestano per l'ambiente e per il riscaldamento del clima. Noi vogliamo dare un contributo a questo e quindi siamo entrati nella Formula E per valorizzare il motore elettrico. Oggi non possiamo più girare nelle città e avere il grande problema dell'inquinamento. Pensiamo ai nostri ragazzi che li accompagniamo a scuola al mattino, usciamo da un tram e subito assaporiamo da questa aria di diesel. Questo deve cambiare. Il motore elettrico naturalmente non inquina. Inoltre il motore elettrico ha un grande vantaggio, che l'energia costa zero rispetto al motore normale. Questo può cambiare la vita delle persone. Io ho avuto un'esperienza di guidare una macchina per 200 km e alla fine ho fatto un calcolo dell'energia che era pari a un euro. Se avessi usato una macchina normale il costo sarebbe stato ben diverso. Ed infine il rumore. Il rumore che è stato completamente eliminato nei motori elettrici. Quindi se sommiamo tutte queste cose, noi creiamo nel futuro una città ideale, una città dove non esistono rumori, dove non esistono inquinamenti, e quindi si potrebbe trasformare la natura in centro di ogni città. Questo è quello che oggi vuole il mondo. Per questo motivo Geox ha deciso di non sponsorizzare la Formula Elettrica, ma di creare un team. Abbiamo due macchine, si chiama Geox Dragon. Dragon è il team iniziale che è americano, che era di una famiglia Penske, il cui titolare per 14 volte ha vinto Indianapolis, quindi è una persona che ha una grande esperienza nel motore. Quindi alla fine in Italia avremo la Formula 1 che è accompagnata dalla Ferrari, che nessuno mette in discussione il simbolo della Ferrari, però avremo anche nella Formula elettrica un brand unico italiano che si chiama Geox, che porterà la bandiera del nostro paese nel mondo per il simbolo non solo della sostenibilità ma anche della capacità nostra italiana di creare e credere nella tecnologia.